Benvenuti su questo canale, dedicato a chi vuole restare informato su temi cruciali come giornalismo, attualità, politica e malaffare. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dibattito civile, dove commentiamo e reagiamo agli eventi più rilevanti del momento. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Oggi commentiamo un intervento di Marco Travaglio. Dunque no, l'ordine dei giornalisti è intervenuto contro Feltri per il caso Boff, non perché avesse pubblicato una cosa vera. Feltri sul caso Boff ha pubblicato una notizia vera, e cioè che il direttore di Avvenire aveva, dico in forma rozza perché è una cosa un po' più complicata, ma insomma aveva subito una condanna per molestie nei confronti di una donna. Questo è vero. Quello che non era vero è che lui ha scritto e poi confermato più volte, salvo scusarsi con un anno di ritardo, mentre c'erano gli elementi per scusarsi subito, perché si era saputo subito che quello era falso, era che negli atti del processo a Boff ci fosse un'informativa di polizia che alludeva a tendenze omosessuali del direttore di Avvenire. Se fosse stato vero, sarebbe stato gravissimo, perché la polizia non può indagare sulle tendenze sessuali delle persone, ma certamente avrebbe messo in dubbio la coerenza di Boff, perché le campagne omofobe sono già odiose, ma poi se sono fatte pure da un omosessuale sono proprio allucinanti. In realtà questa informativa di polizia non esiste, era una lettera anonima che circolava in ambienti giornalistici e vaticani ed è stata spacciata dal giornale di Feltri per un'informativa di polizia con i crismi quindi dell'autenticità. Per questo falso reiterato Feltri è stato sospeso dall'ordine per 6 mesi. Perché ancora firma? Perché il procedimento è comunque suscettibile a ricorso, quindi Feltri ha fatto ricorso e bisogna vedere se la Corte d'Appello lo confermerà o lo annullerà o addirittura lo aggraverà. A volte la Corte d'Appello aggrava, per esempio Farina, per avere preso soldi dai servizi segreti, era stato sospeso per 6 mesi, la Corte d'Appello l'ha radiato e secondo me ha fatto bene, quindi non potrà mai più far parte dell'ordine dei giornalisti. L'altra domanda qual era? Laura Cruciani, cosa pensi di Cruciani della Zanzara? Non ho pensieri. Sottolineo che tutti quelli che hanno questi nomi da insetto poi si comportano tutti più o meno nello stesso modo. Abbiamo la Vespa, la Zanzara. Devo dire che è una vespina in erba questo Cruciani. Sta crescendo bene, ha già avuto in premio una rubrica su Panorama, quindi credo che abbia capito come si sta al mondo. Questo video è una rivisitazione migliorata e restaurata allo scopo di esercitare una nostra recensione critica e di commento.